Buonasera, innanzitutto i saluti a tutti voi da Anna Benedetti che purtroppo per un'influenza molto forte non è potuto essere presente. E leggo comunque gli appunti che Anna aveva preparato e quindi prima di tutto il più cordiale bentornato a Corrado Aujas, già presente in questa sede il 17 febbraio 2010 con disputa su Dio e dintorni con Vito Mancuso, il 5 novembre 2010 con i segreti del Vaticano e il 25 marzo 2015 con il lato oscuro del cuore. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, è opinionista del quotidiano La Repubblica e autore di numerosi libri, tradotti nelle principali lingue e di programmi televisivi di contenuto culturale. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo inoltre I segreti di Parigi, I segreti di New York, I segreti di Londra, I segreti di Roma e insieme al biblista Mauro Pesce Inchiesta su Gesù. Nel 2007 è uscito Leggere e nel 2008 insieme a Vladimiro Polchi Il sangue e il potere, processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone. Il libro di oggi sono gli ultimi momenti prima della morte di Gesù di Nazareth che Corrado Aujas torna ad indagare e appunto nel libro che offre oggi la nostra riflessione, quelle poche ore in cui si è svolto uno degli avvenimenti più importanti della nostra storia, tanto lontano nel tempo quanto attuale nel pensiero, il processo e la condanna a morte del giovane profeta, forse il personaggio più discusso nei secoli da religiosi e studiosi. Chi ha ordinato il suo arresto e perché? Quali accuse gli sono rivolte? Chi ha il potere per emettere la sentenza finale? Che ruolo ha Pilato su tutto questo? Sono tante le domande che guidano la riflessione e l'interpretazione di questo avvenimento che ha segnato l'inizio e la nascita di una fede. Nel raccontare e rivivere questi momenti, Aujas non dà delle risposte, ma apre delle possibilità. Lascio la parola a Corrado Aujas.